Al centro meccanografico delle Poste di Pescara oggi va in scena la posta di Babbo Natale, questa bella manifestazione che riguarda i bambini della scuola di via Scarfoglio con Pineta Babbo Natale, Pineta d'Annunziana, la consegna delle lettere a Babbo Natale. Sì, è un'iniziativa stupenda, devo dire, e che ci ha coinvolto e soprattutto ha coinvolto i bambini sia nella conoscenza di Poste Italiane, quindi siamo lieti di aver partecipato a questo progetto, la posta di Babbo Natale, che ha istituito una casella proprio di posta, la posta magica, e questo mondo così fantastico da una parte, ma così reale, che è quello della posta che ci viene recapitata ogni giorno e che i bambini non conoscono in fondo, ci ha veramente affascinato. Quindi abbiamo fatto delle lezioni introduttive con il personale e oggi qui davvero stiamo vivendo dei momenti emozionanti. Lei ha in mano qualche lettera che avete consegnato a Babbo Natale. Sì, stiamo imbucando nella casella magica di posta e quindi loro sono molto fiduciosi che i postini di Babbo Natale e anche quelli veri delle Poste Italiane faranno recapitare loro quanto hanno chiesto. Come diceva prima, è stato importante far vedere a questi bambini come funziona la posta, sì, in Italia. L'obiettivo finale in fondo è quello di farli diventare non solo buoni fruitori di Poste Italiane e di quello che è il servizio al cittadino, ma proprio di buoni cittadini, quindi di rispettare quello che ci viene offerto come servizio.